Era già successo un anno fa questo fatto, diciamo, grave, però ecco, cioè, non immaginavo un'altra volta. Poi io non lo conoscevo di persona, quindi cioè, non posso dire nulla, però se hanno messo le telecamere penso che cioè, di vero ci sarà qualcosa, che hanno ripreso tutto. Si faceva un po' finta di nulla, cioè nel senso la vita va avanti, poi io tutte le mattine vengo qua a questo parco. E comunque, cioè, li vedevo ancora questi bambini, cioè era tutto come se non fosse mai successo nulla, l'asilo era ancora aperto. Finché non è uscita la notizia, cioè io per dire tranquillamente avrei scritto lei senza sospettare nulla. Non è la prima volta, non è la prima volta, è già successo in passato e quindi è recidiva la cosa. 2 anni fa praticamente la stessa cosa, solo che era meno grave forse. Adesso sembra più grave a sentire un po' le cronache varie. Sicuramente una comunità sconvolta e senza parole di fronte a quello che, stando a quanto ci viene detto dalle agenzie di stampa, è successo. Noi non avevamo assolutamente, per dire, non avevamo contezza di questa cosa e quindi la cosa è proprio un fulmine a ciel sereno. Adesso l'unica cosa che posso dire anche a nome della comunità è che comunque la giustizia faccia il suo corso e di arrivare comunque a una posizione certa. Certo è una cosa, la tutela dei bambini. La prima cosa è la tutela dei bambini, è la seconda volta che accade e questo ci lascia, ripeto, basiti, ci lascia senza parole. Quello che succederà evidentemente seguirà l'iter previsto nell'ambito della magistratura, quindi qualcosa che esula in maniera diretta da quelle che sono le competenze comunali. È evidente che la situazione di cui abbiamo appreso nel pomeriggio di ieri ci ha lasciati sgomenti. Proprio anche perché evidentemente non era la prima volta che succedeva sullo stesso nido. Sindaco, in paese circolava di nuovo questa voce su presunte violenze ai danni dei bambini. È evidente che quello che. Guardi, sono in difficoltà estrema.